Il tuo giornale denuncia tutti i giorni, no? Invece che viene fatto un uso politico del virus per una situazione che non è affatto di emergenza. Allora stasera l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che intanto che con l'Omicron qui il virus si sta diffondendo a una velocità mai vista prima e anche che i soli vaccini non ci porteranno fuori dalla pandemia. Quindi tu pensi che ancora che il governo italiano stia esagerando? No, io penso che dobbiamo fare pace però, perché se è vero quello che dice Giannini, ed è vero, perché sono dati alla portata di tutti, allora ci dobbiamo dire quando finisce questa emergenza, perché oggi le terapie intensive in Italia, dati Agenas, sono piene all'11%, e i reparti ordinari sono pieni al 12%. Se queste sono cifre che noi non possiamo fronteggiare, significa che abbiamo un problema che va oltre la pandemia. Dicevamo che c'era l'emergenza ed eravamo in stato di emergenza anche quando le terapie intensive erano al 3%. Allora, o come dice Giannini e come confermano i dati, c'è qualcosa che funziona, cioè la campagna vaccinale ha portato dei risultati oppure non li ha portati. Se ha portato dei risultati, se ci sono 3.500 persone nel 2020 e ce ne sono 800 nel 2021 in terapia intensiva, allora ci dobbiamo dire va bene, questa cosa sta funzionando, le misure funzionano, quindi basta. E invece no, invece diciamo le misure funzionano, però la situazione è comunque drammatica, quindi dobbiamo aumentare le misure. L'OMS ci dice il solo vaccino non basta, ma sai che notizia? Sai che notizia? L'unico a parlare del vaccino come il santo graal, la soluzione finale a tutti i nostri problemi, sono stati i politici che avrebbero potuto dire abbiamo uno strumento, proviamo a usarlo, non è perfetto. E invece ci è stato venduto, come si diceva, basta una dose e risolve ogni problema. Tra l'altro dobbiamo separare e chiudere lo strumento che è il vaccino da quello che è la restrizione, cioè il Green Pass, che evidentemente a maggior ragione con le varianti, e lo scrive il Telegraph oggi, lo scrive il Telegraph, non la Verità, non i pericolosi Novax, non i siti internet, scrive che questa è una pandemia, come ha scritto anche l'Atlantic, è una pandemia dei vaccinati. I veicoli della Omicron sono i giovani vaccinati, che però evidentemente si contagiano, ma non si ammalano gravemente. Allora, intanto Sandra Zampa...